Bene, buonasera a tutti. Verrebbe da chiedervi se siete pronti, insomma. Io sono Danilo Soscia, redazione di Pisa Notizie, e diciamo, ho il compito in qualche modo di fare un breve commento al film e coordinare poi, speriamo, diciamo così, il dibattito che si solleverà questa sera in compagnia di Daniele Vicari, regista di Diaz. Però prima di questo passaggio inviterei qui allo schermo Isabel della Biblioteca Franco Serantini che ci dirà alcune cose. Ciao a tutti, io volevo solo spiegarvi come abbiamo scelto di chiedere a Daniela e all'Arsenale se era possibile proiettare insieme, diciamo, presentare insieme questo film. Questo film rappresenta per noi l'ultima di una serie di tappe che ci hanno portato ad un percorso di assemblee per arrivare fino al 5 maggio, dove in piazza Serantini abbiamo invitato alcuni parenti, diciamo, anzi possiamo anche dire la mamma di Carlo Giuliani e alcuni membri del comitato Mastro Giovanni, scusatemi, a parlare di repressione, ovviamente da un punto di vista molto molto personale, perché abbiamo scelto di trattarla in questo modo qui. Quest'anno ricorrono 40 anni dalla morte di Franco Serantini e con la proiezione di questo film vogliamo chiudere una discussione sul crimine di Stato, su uno Stato che si macchia 40 anni fa, come nel 2001, di alcuni assassini, e uno Stato che non si assolve mai, ovviamente. Prima di lasciare la parola al dibattito e quindi anche al regista, volevo ringraziare tutti quelli che hanno preso parte a questo percorso, perché ci sembra giusto comunque ricordare insieme alcune cose e rendere le piazze piene insieme. Abbiamo cercato di parlare di ciò che ci accomuna come collettivi e come associazioni attive in una città. Ci sembra giusto certe volte riempire le piazze insieme e unire la nostra voce. Quindi mi sembrava giusto ricordare tutte le associazioni e collettivi che hanno partecipato a questo percorso. Ringraziamo quindi l'Aula R, il collettivo Aula R, Arci Lesbica, Out Out Pisa, la Casa della Donna, lo spazio antagonista Nevroz e gli antagonisti pisani. È lungo, Progetto Ribeldia e il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, il collettivo antiproibizionista, il collettivo Le Griff, Zone del Silenzio, Lega Ambiente, e la Rete dei Comunisti Pisa e il progetto Tijuana. Grazie e grazie per essere venuti. Bene, io ho avuto il piacere di intervistare Vicari per il mio giornale, l'intervista è stata pubblicata questa mattina, e partirò in qualche modo proprio dalle cose che con Daniele ci siamo detti, una sorta di prima battuta, magari per poi poter approfondire quanto è emerso in questa prima chiacchierata. Perché Daniele è stato estremamente chiaro, conciso nelle sue risposte, e ha messo subito in evidenza un fatto che secondo me è fondamentale per comprendere la sostanza di questo lavoro, e cioè che Diaz è sì la narrazione di un fatto accaduto, di un fatto oggettivo, storico, inequivocabile, per la quale esiste una dimensione processuale che ancora non ha visto il suo esito conclusivo, ma allo stesso tempo è un lavoro che gode di una straordinaria e ispirata visione cinematografica. E in questo è un lavoro parziale, un lavoro che è portatore di una prospettiva specifica. Daniele mi ha detto: io ho fatto un film sulla Diaz perché per la Diaz non ci fosse una dimensione, per sottrarci tutti da questo pericolo, pericolo all'ordine del giorno, visto che in Italia sono tante le questioni consimili che sono state poi rimosse prima dal dibattito e poi dalla memoria. Allo stesso tempo ho cercato di concludere un lavoro su una sospensione, in questo caso la sospensione del diritto, sulla rottura del patto tra cittadini e istituzioni. E in questo senso il film vuole avere un portato universale. Non è un caso che il film è stato distribuito praticamente in tutto il mondo, sicuramente in tutta Europa.
Questo vuol dire che quanto avete visto ha un livello di comprensione, si prende un livello di comprensione tale che non c'è bisogno di essere italiani o di conoscere la perfezione quanto è accaduto a Genova in quegli anni. In realtà quello che noi abbiamo visto è qualcosa che riguarda, diciamo così, appunto, una dimensione particolare del nostro tempo. A Genova c'erano molte telecamere. Genova, il G8 di Genova, è stato uno degli eventi, diciamo così, di movimento più ripresi della storia. Sicuramente, a suo tempo, il più ripreso. Queste telecamere hanno rappresentato, questo è stato riconosciuto ovviamente per il posteriore, una garanzia per chi si trovava in piazza, una garanzia parziale purtroppo, perché poi non è servito del tutto. Il film di Daniele comincia quando questi occhi purtroppo si spengono. Si svolge là dove questi occhi non sono potuti entrare, se non in una minima, piccolissima, microscopica parte. E Daniele ha fatto questo, cioè ha rappresentato ciò che non abbiamo visto. Quindi il lavoro, diciamo così, è duplice, ha un duplice valore. Quello di raccontarci quello che non abbiamo potuto vedere e quello di dire che quanto è accaduto a Genova riguarda il mondo. C'è un punto del film in cui uno dei poliziotti dice appunto guardate bene che il mondo ci guarda, ecco, il mondo ci guarda e questo film parla a esso in una misura inequivocabile. Allo stesso tempo, dicevo della parzialità, lo dico con un'accezione positiva, perché come tutti i lavori di cinema, come posso dire, quando sono ben riusciti, quando sono ispirati come questo, sono portatore di una parzialità. Daniele mi ha fatto un esempio che mi ha, devo dire, illuminato, ve lo ripropongo perché è estremamente interessante. Mi ha detto, pensate a un film come È fuggito un condannato a morte di Bresson, un film che si svolge in una cella 3x2. Lui diceva, forse è il film che riesce a parlare meglio di tutti gli altri della Seconda Guerra Mondiale, perché riesce a riflettere in un suo frammento, quasi una sorta di monade, una dimensione universale. Ecco, il film di Daniele in questo senso mantiene una continuità con questa filosofia. Ed è forse, Daniele, la prima cosa che ti vorrei chiedere di commentare a introduzione poi delle, spero, tante domande che ti saranno sottoposte questa sera. Vabbè, il film è intitolato Diaz, non è intitolato G8. Questa cosa qui in qualche modo psicologicamente o forse psicanaliticamente non è stata accettata da alcune persone che hanno partecipato a questo evento per certi versi straordinario, ma le intenzioni che hanno mosso, diciamo, me e gli autori della sceneggiatura che hanno scritto il film insieme a me è esattamente questo, cioè quello di dare continuità a questo sguardo molto presente, onnipresente a Genova e che però si è fermato di fronte alla porta, al cancello della scuola Diaz. Perché? Perché ciò che è accaduto dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto, che sono due cose in continuità perché gran parte degli arrestati, delle persone arrestate nella scuola Diaz sono state portate a Bolzaneto, quello che è accaduto in questi luoghi è andato oltre ogni limite immaginabile. Le persone che sono state a Genova, ma anche quelle che hanno semplicemente guardato i video realizzati durante i fatti di strada a Genova, hanno visto una violenza estrema, assurda, immotivata, che ha portato anche all'uccisione di un ragazzo, di una persona, e che in qualche modo ha colpito profondamente tutti quelli che erano lì, tutti quelli che hanno partecipato alle manifestazioni, ma anche le persone che erano a casa. E attraverso l'emozione pazzesca provocata dalle immagini di violenza di Genova, poi un intero paese ha pensato addirittura che fosse giusto l'operato della polizia quando è entrata dentro la scuola Diaz e al Bolzaneto. E questo è un po' il tema, perché nel ribaltamento mediatico, diciamo, della verità, poi si è costruita una storia, e la storia la fa chi vince, non la fa chi perde,
Questa storia ha messo praticamente la parola fine ad un'esperienza straordinaria che era quella del movimento che a Genova aveva portato istanze che mettevano in crisi, in discussione la cosiddetta globalizzazione. Insomma, questo è il quadro generale dentro cui si colloca il film. Perché ritengo che dentro la scuola di Ezio Bolzaneto siano successe delle cose che sono andate purtroppo oltre i fatti di piazza, pure gravissimi. Perché in quell'operazione di polizia c'è stata la più radicale e totale e violenta sospensione dei diritti delle persone che non solo noi della nostra generazione ricordiamo, ma che probabilmente si ricorda dalla Seconda Guerra Mondiale. La frase di Amnesty International inizialmente a me non convinceva, a me sembrava una frase retorica, non la capivo bene, mi sembrava una cosa sfocata, ma leggendo gli atti dei processi questa verità, diciamo, emerge in tutta la sua drammaticità. Centinaia di poliziotti hanno avuto tutti lo stesso atteggiamento, con la stessa determinazione, hanno espresso la stessa cultura, le smagliature sono state veramente pochissime e questo comportamento vessatorio, violento, come posso dire, tendente a ridurre a cosa gli esseri umani, per poterlo rappresentare io ho dovuto fare riferimento ad un immaginario cinematografico che nel nostro cinema non c'è, se non nei film che raccontano i campi di concentramento. Nei film che raccontano i campi di concentramento c'è questo livello di sospensione dei diritti delle persone. Perché lo ritengo così importante? Lo ritengo così importante perché mentre nei fatti di piazza, pure gravi, ripeto, che sono accaduti a Genova e che sono accaduti anche prima di Genova e anche dopo Genova, la dinamica dello scontro tra un movimento e la polizia appunto è una dinamica nella quale è possibile, anche se sproporzionato, ma è possibile appunto lo scontro. Dentro questi luoghi non c'è stato nessuno scontro. In questi luoghi delle persone che sarebbero dovute essere arrestate e portate davanti all'autorità giudiziaria nel caso in cui le accuse nei loro confronti fossero state in qualche modo valide, anziché essere arrestate sono state trucidate, ed è solo per un puro miracolo che sono saltati fuori un certo numero di morti. Infatti ci sono state persone in coma per lungo e anche un certo numero di persone in coma, per non parlare di quello che è successo negli ospedali, dove dentro gli ospedali sono verificati dei fatti altrettanto gravi. Ora, raccontare tutto questo dopo 10 anni per me ha significato quello che voi avete visto sullo schermo. Cioè io ho pensato, o noi guardiamo in faccia collettivamente, tutti quanti insieme, fino in fondo che cosa è accaduto, oppure non ci rendiamo conto. Rischiamo di fare discorsi puramente ideologici. Per esempio, un discorso ideologico, che pure condivido, è: ah, ma la polizia è entrata lì dentro per reprimere il movimento. È vero, non c'è dubbio. Ma questa cosa rischia di fornire, di essere una spiegazione razionale a posteriori di una cosa che va anche oltre la motivazione stessa che uno esprime dicendo una frase così. Perché se si trattasse semplicemente di una forma repressiva e basta, potremmo dire, vabbè, è normale, è una cosa che anche prevedibile che poteva succedere. E invece noi, leggendo gli atti, ci siamo stupiti, pagina dopo pagina, della determinazione e della crescente livello di violenza sulle persone che dentro questi luoghi è stato praticato. E non c'è una sola regola di un paese democratico che sia stata rispettata in questi luoghi.
Ecco perché guardare in faccia queste cose ci permette in qualche modo anche di superare l'imbarazzo di parlarne e quindi di superare anche la rimozione che molti di noi hanno operato nei confronti di questi eventi, con delle motivazioni anche, diciamo, serie, però di rimozione si è trattato. Per cui in qualche modo la narrazione, diciamo, che abbiamo messo in piedi ha come scopo principale proprio questo, cioè di riportare a galla non semplicemente la memoria, ma diciamo la tattilità, la matericità di questa estrema violenza, perché è la materia in sé che mette in discussione non solo la nostra tranquillità, ma la nostra idea stessa di convivenza sociale. Per cui il film ha preso questa forma, diciamo, di tragedia assoluta che in quei luoghi ha avuto luogo. Prima di passare la parola al pubblico, se ci saranno immagino delle domande, dei commenti a margine, volevo farti io una domanda. Tutto quello che dici passa attraverso una strumentazione cinematografica forte, rigorosa. Il tuo è un film che ha alla base una scrittura serrata, diciamo così, anzi scrittura che poi attraverso il montaggio diventa uno degli strumenti attraverso i quali passa poi il contenuto, ma è anche un film dove si vedono emergere strategie che appartengono a generi diversi, se mi passi il termine un po'. Un film multigenere, non so, elementi retorici come quello della sospensione, della reticenza, una certa dimensione quasi da thriller psicologico, con quest'ansia che cresce da parte dello spettatore nella consapevolezza che qualcosa sta accadendo ma ancora non è accaduto. Diciamo, questo è stato funzionale a raccontare questi eventi, ha avuto una sua funzione particolare. Per raccontare la storia che abbiamo scritto, abbiamo prima di tutto preso una decisione di fondo. Abbiamo pensato che se avessimo individuato un protagonista o due protagonisti di questa storia, avremmo tradito la complessità dell'evento. Perché? Perché questa storia qui è tanto più grave quanto più riguarda una moltitudine, non riguarda un solo individuo. Ed esemplificarla attraverso l'esperienza di un solo individuo avrebbe significato tradire non solo la complessità, ma anche la gravità del fatto. Per cui fin da subito abbiamo pensato, capito, che sarebbe stato necessario raccontare la storia di una moltitudine. E in questo senso abbiamo pensato fin da subito di realizzare un film corale, ma corale veramente, non corale come a volte ci capita di vedere al cinema, no? Dove ci sono due o tre personaggi principali e gli altri personaggi che ruotano intorno. No, qui è corale perché viene messa in scena una pluralità di punti di vista. Non è solo il fatto che ci sono più personaggi in scena nello stesso momento, è una pluralità di punti di vista che viene messa in scena in campo perché? Perché solo attraverso questa pluralità, il fatto di poter guardare da varie angolazioni lo stesso evento, che io, spettatore, io regista prima di tutto e poi io spettatore, entro dentro questi luoghi, diciamo, della narrazione e vivo per un momento della mia vita dentro questi luoghi. Insieme ai personaggi ho la sensazione di non poter fuggire, ho la sensazione di non farcela, ho la sensazione di morire, no? E però allo stesso tempo ogni volta posso respirare, guardare da un altro punto di vista la stessa situazione, tornando sempre lì dentro a perdere il respiro, ad avere paura, a patire con questi personaggi di cui il film racconta la storia. Questo meccanismo narrativo, viene fuori dalla lettura degli atti. Perché gli atti di questi processi, del processo di Diaz-Bolzaneto, sono sterminati e sono tanto più dolorosi quanto più tutte le azioni che vengono raccontate sono ripetute. Per esempio, faccio un esempio: il ragazzo cane, il ragazzo che abbaia, quella roba lì l'hanno fatta decine e decine di ragazzi e di ragazze, sono stati costretti a farlo. Girare intorno a se stessi nudi.
Io ho contato 15 episodi a Bolzaneto di quel genere lì. I colpi alle gambe di persone in piedi da ore, con la faccia rivolta contro il muro, ferite, sono una cosa che è successa a tutte le persone che erano lì dentro, che erano più di 250. Quindi tutto questa ripetitività crea alla lettura degli atti una sospensione, diciamo, del senso stesso che ha il nostro vivere sociale. E allora alla parola sospensione io ho pensato di associare una forma narrativa che appunto procede per sospensioni progressive, in modo tale che chi guarda, così come me, mentre leggevo gli atti, chi guarda ha la possibilità di avere uno spazio mentale dentro cui muoversi, altrimenti chi guarda non si limita a stare male, a patire ma rischia di morire lì dentro, e quindi di rifiutare il film, di rifiutare il racconto, di sentirlo qualcosa di diverso da sé, no? Allora ecco che per esempio il meccanismo narrativo del thriller, che è fatto appunto di sospensioni di azioni, e questo crea un'ansia progressiva, entra nella narrazione cinematografica, ma è negli atti. Quando i PM ricostruiscono la vicenda della Diaz, per esempio, raccontano l'azione, ti portano davanti al cancello della Diaz e poi dicono nella loro memoria: adesso aspettate un attimo qui, andiamo a vedere cosa succede in questura, e poi dalla questura tornano davanti al cancello della Diaz. Ed è esattamente il meccanismo che in qualche modo io ho tentato di rendere drammaturgicamente, perché poi i processi hanno una loro drammaturgia, no? Tra virgolette, cioè hanno una composizione narrativa che va interpretata volta per volta, ma ha un senso. Per esempio le memorie difensive o le memorie, diciamo, della pubblica accusa hanno una forma narrativa. Infatti non è un caso che moltissimi PM, anche moltissimi avvocati, poi diventino anche scrittori. Non è un caso, perché quell'esercizio poi ti porta a formulare dei racconti che tu interpreti con delle categorie narrative, a volte anche di genere, perché no? Bene, nonostante il tramortimento che inevitabilmente il film conduce con sé, immagino ci siano domande, commenti da parte del pubblico. Tutto il film è stato girato in Romania. Ci sono pochissime inquadrature girate a Genova, per esempio quella del tribunale, l'ingresso di Nick Jansen al tribunale, il passaggio dei furgoni con i cosiddetti prigionieri che vanno verso Bolzaneto, la sopraelevata di Genova, i Carlini e basta. Tutto il resto è stato girato in Romania, via Battisti, la Diaz, piazzale Kennedy, tutto interamente ricostruito in Romania, per metà, e per l'altra metà realizzato con il supporto di un visual effects designer, cioè di lavoro di sintesi computerizzato. Bene, altre? Perché? Vuoi sapere perché? Ma allora, cominciamo dalla fine. Abbiamo girato a Genova solo una settimana. Quando siamo arrivati a Genova, siamo arrivati un po' a pezzi, perché le truppe, noi siamo venuti con un aereo, le bisarche con i mezzi, diciamo, di scena, che sono le macchine della polizia sostanzialmente, ma non solo quelle, sono arrivate appunto via autostrada. L'autista della bisarca si è fermato presso un autogrill, ha chiesto ad una persona che scendeva dall'automobile: scusi, dov'è la Film Commission di Genova? Questo qui gli ha detto: scenda. Era il responsabile dei mezzi di trasporto della polizia della questura di Genova, che ha sequestrato tutto. Perché comincio dalla fine? Perché poi, per fortuna, il giorno dopo il questore ci ha chiesto scusa e ci ha restituito i mezzi.
Ma questo episodio vi dice della difficoltà, del clima molto complesso che c'è ancora oggi nella città di Genova. Genova, tra l'altro, ha anche una viabilità complicata. Quei pochi giorni che abbiamo girato a Genova per fare la scena A, un'altra scena girata a Genova, è quella del ritrovamento del Molotov, che anziché ambientarlo a Corso Italia, perché è impossibile da fermare a Corso Italia, l'abbiamo ambientato in una via vicino a via Archimede, dove comunque ci sono stati degli scontri, quindi è uno dei teatri degli scontri comunque del G8, e per bloccare una via secondaria abbiamo bloccato tutta la città. Si è creato un ingorgo pazzesco perché la viabilità di Genova è impossibile da gestire. Questo film è un film enorme, ha 8.000 comparse, 130 attori, una truppa di 150 persone, non credo che ci avrebbero sopportato per più di 4-5 giorni i genovesi. Ah, poi non ultimo il fatto che uno dei nostri coproduttori è rumeno, cioè il produttore del film Diaz, Domenico Procacci, all'epoca non ha trovato in Italia nessun tipo di finanziamento. Gli unici due finanziamenti che ha trovato, perché la sceneggiatura è piaciuta appunto fuori dall'Italia, sono stati quelli di un produttore francese e quelli di un produttore rumeno. Il film era molto più grande del budget che avevamo a disposizione e il produttore rumeno, di fronte a tutte queste difficoltà di cui parlavamo tutti i giorni, cioè la difficoltà di girare il film a Genova, ci ha detto: ricostruiamo tutto. Noi abbiamo guardato dicendo: sei pazzo, cioè, costa 40 milioni di euro un film, ricostruendo tutto, almeno in Italia. E lui dice: appunto, almeno in Italia, venite da me. Lui ha una grossa casa di produzione, tutto il mondo ormai va a girare in Romania, è un po' come in India, diciamo, perché c'è un'ottima organizzazione cinematografica, i costi delle maestranze sono contenuti rispetto ai nostri, sono ottime maestranze, lo stesso motivo per cui fino a 10 anni fa gli americani venivano a fare i film da noi, tutto qua, perché c'è ancora una sproporzione nel cambio tra l'euro e le monete locali, per cui in questo modo si è riusciti a fare il film che volevamo fare. Prego. Leggendo gli atti, quindi anche insomma, le scene che comunque hai riproposto del cane, del girare su se stessi, a idea personale, cosa ti è sembrato che sia stato frutto del caso, diciamo, quel comportamento, oppure dell'addestramento? A te, guardando il film, cosa è sembrato? Dell'addestramento. Sono d'accordo. È talmente, l'ho detto prima, è talmente univoco il comportamento di questi poliziotti che non è immaginabile che sia frutto di uno spontaneismo, di un momento di impazzimento, è una cosa organizzata. Diciamo, l'episodio della Diaz lascia ampi margini di interpretazione, perché è stata una specie di raid, durato 9 minuti, quindi stiamo parlando di una cosa violentissima durata pochissimo. No, mi riferivo proprio alla caserma. Ma nel momento in cui, e comunque il comportamento è omogeneo, per cui è molto difficile immaginare che la cosa sia sfuggita di mano, perché se sfugge la cosa di mano, su 350 poliziotti almeno una cinquantina di persone con la testa sulle spalle ci devono essere, che dicono: scusate, fermatevi, fermiamoci. No, invece questa cosa è accaduta molto sporadicamente. L'unico episodio che ho trovato negli atti l'ho messo nel film, anche perché veramente il fatto di rappresentare delle macchine senza volto, secondo me, portava anche ad una strana deresponsabilizzazione, perché se tu sei una macchina non hai colpa. Ma per Bolzaneto c'è poco da fare, era una macelleria, una macchina perfettamente oliata, dove le cose funzionavano in quel modo lì. Arrivavi davanti alla caserma, ti segnavano sulla faccia se veniva la Diaz, che il segno X, l'X verde sulla faccia era per quelli che venivano dalla Diaz, passavi, ti perquisivano, passavi nel tunnel, diciamo, dei poliziotti con i manganelli, poi stavi in piedi ore e ore davanti, con una faccia davanti al muro, poi se
ti lamentavi o avevi delle difficoltà o stavi male, ti portavano in infermeria, il comportamento del medico è uguale, è ferato fino all'insopportabilità, fino anche all'irrappresentabilità, perché io non sono stato capace, cioè è un limite mio, io certe cose non sono stato capace nemmeno di scriverle, perché non riuscivo ad immaginare come realizzarle, per cui avrei fatto un film, diciamo, splatter, e quindi ho trovato una dinamica narrativa che permettesse di far capire bene che cosa stava accadendo, quindi non tradendo i fatti, ma rimanendo, diciamo, ad un livello di sopportabilità che a volte il film, però mi sembra, anche guardando in faccia gli spettatori, non ha sempre, perché ci sono persone durante le proiezioni che escono, stanno male, se ne vanno, oppure rientrano dopo aver pianto, cioè, quindi credo di essere andato proprio un po' al limite, però per me era importante non tradire gli avvenimenti, ecco. Questo è stato lo sforzo più grande che ho fatto, facendo una forzatura su me stesso, perché certe cose non mi veniva proprio da... Non vi dico, per realizzare la scena con l'attrice tedesca, con Jennifer e con il medico, abbiamo fatto un giorno di prove, avevo immaginato una scena con 10 inquadrature, però a un certo punto Jennifer è scoppiata a piangere e mi ha detto: Daniele, io non ce la farò mai a fare 10 inquadrature, non ce la faccio, la dobbiamo fare e basta. E allora mi sono inventato questo movimento di macchina che ha permesso agli attori di rappresentare questa cosa come fossero a teatro. Ho detto: vabbè, io non fate caso a nulla, abbiamo cacciato la troupe dal set, siamo rimasti dentro solamente io, l'operatore, il macchinista, e abbiamo girato quella scena con gli attori, che l'abbiamo girata due volte. La terza volta Jennifer si è rifiutata, giustamente, perché non ce la faceva più psicologicamente, per cui la stessa cosa vale per la scena del bagno, perché sono delle scene, per chi lavora seriamente, come gli attori che io ho avuto la fortuna di avere, sono delle scene che ti lasciano un segno profondo, non è che ti lasciano indifferente. E quindi, insomma, queste... Insomma, è tutta... È questa roba qui che vediamo sullo schermo, che si legge negli atti, è frutto di decenni, secondo me, di maleducazione civica da parte di tutti i cittadini italiani e di addestramento folle che hanno fatto le nostre forze dell'ordine. Vabbè, prima, in primis grazie, perché secondo me il film restituisce veramente una parte di memoria al paese e credo che sia molto importante. La mia domanda è questa però: perché la scelta di non mettere nessun nome? Nome non del singolo poliziotto, del singolo medico, mi rendo conto anche per le vicende processuali possa essere difficile, nome di personaggi pubblici che comunque in quel momento storico ricoprivano un ruolo. Ma il film racconta questa storia che avete visto, quindi l'unico dubbio che abbiamo avuto noi è se mettere o no i nomi delle persone coinvolte nei fatti, di quelle che si vedono raccontate nel film, quindi dei poliziotti e delle vittime di queste azioni. Per tutta una serie di motivi abbiamo alla fine deciso di toglierli tutti, perché a un certo punto il Comitato di Verità e Giustizia per Genova fece un comunicato violentissimo contro il film, perché il produttore dichiarò al Festival di Cannes di voler fare un film alla luce del sole, e dopo la domanda di un giornalista, ma la polizia che ne pensa, disse: non lo so che ne pensa, io non ho problemi, la sceneggiatura io l'ho depositata presso il Ministero dello Spettacolo, per me la può leggere anche il capo della polizia. A causa di questa frase il Comitato di Verità e Giustizia di Genova fece un comunicato contro di noi, contro il film, dicendo che appunto noi collaboravamo con la polizia. Infatti c'è ancora qualche idiota in giro per l'Italia che pensa che noi abbiamo collaborato con la polizia. E che cosa succede? Succede che alcune persone con cui avevo parlato e che avevano condiviso con me questo percorso mi chiamano e mi dicono: senti Daniele, io il mio nome nel film non ce lo voglio. Fai, racconta quello che vuoi, però io non voglio che ci sia il mio nome nel film. A quel punto abbiamo cominciato a tentennare,
Io, se devo essere sincero, avevo dei forti dubbi fin dall'inizio, perché io non volevo assolutamente mettere i nomi di nessuno, perché avrebbe significato inchiodare il film alla cronaca. I nomi di queste persone sono sui giornali, sui siti internet, negli atti del processo. Se andate su processig8.org, ci sono i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono delle questure presso cui lavoravano almeno all'epoca. Per cui non è un'omissione, diciamo. È vero che un film svolge anche in parte un ruolo informativo, però lo scopo di questo film è un altro, non è quello di fare informazione, ma è quello di andare dentro la tua coscienza, sfrugugliare un po' la mia, a partire dalla mia, sfrugugliare un po' e cercare di capire se questa roba qui io la posso accettare o no. Se posso accettare che possa far parte del mio orizzonte di valori, della mia esperienza di vita. Ed è per questo che in qualche modo mettere i nomi, tra l'altro, non avrebbe significato assolutamente nulla per chi vive fuori dalle Alpi. Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, non ultima una lunga querelle con gli avvocati, che in un film con 130 personaggi, se io, per esempio, tu vieni rappresentata in qualche modo nel film, se io ti faccio dire a lui, a lei, tu sei una stronza, tu vai dall'avvocato, mi denunci e fermi il film. Ah, io non l'ho mai detto a lei che è una stronza. Per cui praticamente sarebbe stato ingestibile il film, ingestibile. E tra l'altro, dopo queste polemiche che ci sono state, penso anche che il film sarebbe stato seppellito dalle polemiche. Seppellito. E quindi sono molto felice di aver tenuto duro su questo fronte. Prego. Volevo chiedere una cosa, effettivamente quello che il film comunica, un'idea di assoluta irrazionalità e sospensione totale di qualsiasi appunto giudizio all'interno della scuola, ma leggendo gli atti diciamo del processo, qualche poliziotto, qualcuno di quelli che aveva ordinato diciamo questa azione ha provato a dare una qualche spiegazione, una giustificazione di quello che è successo al di là del c'era nel black block. No, no, dentro il processo i poliziotti si sono difesi. Spiegazioni Nessuno ha. non ce ne sono state. C'è una cosa molto interessante, che io ho fatto riferimento anche a quella per costruire alcune scene, cioè c'è stata una commissione parlamentare di indagine nei mesi successivi al G8 e questa commissione ha sentito, ascoltato alcuni dirigenti della polizia. Per esempio Vincenzo Canterini, stato ascoltato, Vincenzo Canterini era il capo della mobile di Roma, è stato ascoltato, e Arnaldo La Barbera, che poi è morto un paio d'anni dopo, che mi sembra che sia morto nel 93. Insomma, comunque questi atti li trovate veramente dappertutto. Se andate su questo sito che vi ho detto, ci sono anche le trascrizioni di queste audizioni. E lì, su sollecitazione dei parlamentari presenti, c'erano Scicchitto, Violante e c'era anche qualche altro parlamentare. Su sollecitazione di questi parlamentari, questi dirigenti hanno tentato di dare delle spiegazioni. Però tenete presente che all'epoca non c'era stato ancora il processo su Diaz, per cui le domande dei parlamentari sono generiche, perché era difficile credere alle cose che le vittime stavano raccontando e che uscivano sui giornali, non era facile crederci. Tra l'altro, non solo non è facile crederci, poi ripensarci a posteriori, è anche difficile comprenderle, è difficile capire la gravità delle cose raccontate. E ve lo dico perché a Berlino, quando è stato proiettato Diaz, in sala c'erano una trentina di ragazzi e ragazze, ormai uomini e donne, che erano dentro la scuola Diaz. E alla fine della proiezione io sono rimasto molto colpito dalla loro reazione, che erano tutti in lacrime. E una di queste ragazze mi ha detto una frase che io poi
mi sono sentito di ripetere, perché la ritengo sia il premio più grande in qualche modo che ha vinto il film fino adesso. Cioè, questa ragazza ha detto: adesso finalmente mi crederanno. Perché? Perché come nelle violenze per stupro è difficile essere creduti se racconti delle cose così fuori dalla comprensione, diciamo, razionale. È molto difficile. E queste persone hanno avuto problemi anche con le loro famiglie a farsi credere fino in fondo. Ve lo dico perché, per esempio, un ragazzo italiano che era dentro a Diaz, che si chiama Cristian Mirra, che tra l'altro ha fatto un fumetto, un graphic novel bellissimo sulla sua esperienza a Diaz, ma bellissimo. Questo ragazzo a Napoli è venuto, quando ha presentato il film a Napoli, ha detto esattamente questo. Cioè ha confermato la difficoltà di trasmettere agli altri, ai suoi amici, alle persone che lui frequenta normalmente, che cosa gli è successo. Tant'è che io, per spiegare a mia figlia, che ha 10 anni, all'epoca ne aveva 8 quando cominciavo il film, adesso ce ne ha quasi 11, che cos'era successo dentro a Diaz, io le ho fatto vedere il fumetto di Cristian. E Cristian è stato geniale, perché ha raccontato disegnando tutta la propria storia, e poi quando torna a casa dei genitori ha messo una sua foto che rappresenta le condizioni in cui lui era quando è tornato a casa. E mia figlia, guardando il fumetto, io non avevo dato, avendo letto delle cose terrificanti, non avevo dato peso alla forza emotiva di questa scelta narrativa di Cristian. Mia figlia è rimasta scioccata, ha detto: ma papà, ma questo li hanno fatto ai ragazzi? Sì. Cristian è uno di quelli che ne ha presa di meno. Prego. Secondo lei fatti del genere potrebbero ripetersi? E se sì, quali potrebbero essere gli antidoti a una degenerazione di questo genere? Ma io mi sono fatto queste domande fin dall'inizio, no? Anche perché ho voluto sempre, per il mio modo di vedere il cinema è questo, cioè per me un film non ti deve rilasciare certificati di conversione, cioè tu il film ti deve far fare delle domande. Tu entri dentro questa sala di proiezione, hai 4-5 idee in testa, 4-5 dubbi, e ne esci con 4-500, non esci con delle certezze. Perché? Perché secondo me è importante farsi queste domande? Perché per rispondere alla domanda che hai fatto tu, bisogna cercare di capire bene che cos'è la nostra democrazia, come funziona, che valore noi attribuiamo a questa parola, se ha un senso, se non ha un senso, se la pratichiamo, se non la pratichiamo, chi la pratica, chi non la pratica. È una cosa molto complessa. E allora penso che in un paese, diciamo, organizzato e diretto da persone sane di mente, l'assunzione di responsabilità, per esempio, è uno di quei meccanismi che può far sì che noi possiamo pensare di superare certe cose, certi fatti della nostra storia, certe cose contingenti, certi drammi, certe tragedie come quelle raccontate dal mio film. Cioè, se qualcuno dicesse: è vero, no? Visto che nei tribunali non è in discussione che cosa è accaduto, nelle due sentenze, nei due gradi di giudizio, né Diaz né per Bolzaneto è in discussione che cosa è accaduto, è in discussione chi ha fatto cosa, è in discussione chi aveva una responsabilità diretta e chi aveva una responsabilità indiretta perché dirigeva. Ma non è in discussione ciò che è accaduto, eh? Questo deve essere chiaro. Allora, visto che non è in discussione, perché in 10 anni da parte delle istituzioni di questo paese nessuno, nemmeno una persona di secondo livello all'interno dell'organizzazione, diciamo, dello Stato, si è nemmeno sognata di dire: forse abbiamo sbagliato, non dico abbiamo fatto una cosa grave, ma forse abbiamo sbagliato? Niente. Allora, se non si parte da questa assunzione di responsabilità nell'ammettere che questa roba qui non doveva accadere,
Io penso che noi non mettiamo in moto nessun meccanismo per superarlo. Noi socialmente, dico. Ma questa cosa non riguarda solo i dirigenti. E qua voglio dire una cosa a cui tengo molto. Io non credo che nel 2001, così come nel 2012, possa accadere che qualcuno dia un ordine e 350 persone in blocco eseguano quest'ordine, un ordine di questo genere, senza smagliature. È molto difficile, cioè non siamo in una situazione come quella della Seconda Guerra Mondiale, al fronte, nella quale se non spari avanti ti sparano alle spalle. Tu puoi scegliere, no? Perché tu che porti una divisa, sei comunque un cittadino, tu puoi scegliere. Non è automatico portare il tuo cervello all'ammasso, non è automatico. Allora mi chiedo, ma come mai non ci sono state smagliature in questo meccanismo? Una delle possibili risposte, secondo me, riguarda noi cittadini italiani. Ma questa è un'idea mia, eh? Non c'entra niente con gli altri, è una sensazione che io ho. La sensazione è che perché centinaia e centinaia di persone, di poliziotti, di ogni età, non stiamo parlando di una banda di ragazzini rincoglioniti dall'ideologia, stiamo parlando di persone di ogni età, si comportano in quel modo così omogeneo. Secondo me un ordine non basta per comprendere questo comportamento. Bisogna pensare all'idea che queste persone, che questi poliziotti hanno del consenso sociale che ricevono. Cioè loro erano sicuri di stare dalla parte del giusto. Cioè loro ritenevano che quello che stavano facendo fosse giusto perché evidentemente la società alle loro spalle in qualche modo ritenevano, pensasse che fosse giusto. Altrimenti è difficile immaginare, ripeto, che basta un ordine di qualcuno per poter fare una roba del genere. Devi sentirti legittimato culturalmente. Cioè ci deve essere qualcosa di profondo che ti fa sentire tranquillo nel farlo. Altrimenti non lo fai. Altrimenti ti ribelli. Altrimenti dici di no. Altrimenti mandi il certificato medico se sei una persona vile, no? Dici vabbè, non voglio partecipare a questo, mando il certificato medico. Non fai la corsa per partecipare alla mattanza, non ci vai, non fai come i volenterosi carnefici, no? di nazistica memoria, non lo fai. Quantomeno inciampi e te fermi prima, invece no. Lo fai e lo fai fino in fondo, convinto, e poi per anni e anni e anni, anche nei tribunali, continui a ripetere che sì, è accaduto, ma quelli avevano distrutto delle macchine, delle vetrine, no? Come se tu, uomo, che rappresenti l'ordine, cioè la legge, ti sentissi autorizzato a tradire ogni minimo principio dello Stato di diritto di fronte al fatto che, ammesso e non concesso che sia così, che alcune centinaia di persone, che non sono automaticamente quelle che tu ti stai trovando di fronte in quel momento, hanno distrutto delle cose. Dico, sto ragionando anche sempre per assurdo. Ecco perché ho ritenuto uguale e contrario alla critica che è venuta da destra e da una parte, diciamo, della sinistra, perché sia l'idea che quella che è accaduto là dentro è giustificabile perché le idee del movimento sono la molla che ha spinto i poliziotti a fare quella roba lì, sia l'idea che sia stato la devastazione di Genova a spingere i poliziotti a fare quella roba lì, tutte e due queste cose portano ad una deresponsabilizzazione automatica di tutti noi, che di stampo ideologico opposto, ma speculare. Cioè quelle cose passano in secondo piano rispetto all'ideologia, alle motivazioni. Invece no, secondo me no. Secondo me non possono passare in secondo piano. Se noi le facciamo passare in secondo piano, allora cominciamo ad avere torto e non risaliamo la china. Bene, abbiamo tre interventi prenotati. La ragazza qui in prima fila, la ragazza lì al muro e poi... Prego. Io volevo chiederle come si è sentito mentre girava le scene, diciamo, più forti,
e se ci può descrivere brevemente, cioè, che situazione si è creata lì in quel momento, mentre avete ricreato, no? Quella dimensione che immagino io a volte mi chiedevo, ma com'è possibile? È un documentario nel senso che riprende in quel momento quello che sta accadendo o è una ricostruzione, no? Io durante il film mi sono fatta e mi chiedevo come fosse possibile che quelle emozioni che sono uscite venissero comunque da una finzione, comunque, no? Perché comunque era. E poi una seconda domanda che volevo fare era. Visto che da quello che è uscito da questa conversazione, diciamo, lei crede che la causa dei comportamenti di questi poliziotti sia dovuta al loro addestramento, all'addestramento che riceviamo noi tutti che viviamo in Italia oggi, perché nel film ha dato tanta importanza al momento in cui quella bottiglietta volava e la macchina della polizia passava? Queste sono le due domande. Comincio dalla fine. La bottiglietta, anche la bottiglietta è una cosa che ho preso dal processo, perché una buona parte degli atti, diciamo, delle udienze sono state spese per cercare di capire la funzione che ha avuto il passaggio di questo pattuglione, perché sui verbali c'era scritto che queste macchine della polizia erano state accolte da urla, fischi, calci, pugni e copioso lancio di oggetti contundenti di bottiglie. Sotto interrogatorio, questo copioso lancio di bottiglie, oggetti contundenti, è diventato un lancio solo di bottiglie, perché gli oggetti contundenti sono spariti, poi è diventato alla fine il lancio di una bottiglia. A me è sembrato, diciamo, drammaticamente simbolico il fatto che un gesto, certo non simpatico, ma un gesto per certi versi anche incruento, abbia dato poi luogo a un'esplosione di violenza del genere. È come, mi è tornato in mente il battito della farfalla, no? L'esempio di Einstein, il battito della farfalla in Italia e la tempesta in Cina, cioè non c'è proporzione. E allora questa bottiglia che negli atti torna in continuazione, nella mia testa fa un po' da orologio dell'azione. Ogni volta mi fa tornare lì e mi aiuta a guardare le cose da un altro punto di vista. È solo questo lo scopo, diciamo, che ha questa bottiglia. Poi mi rendo conto che è un'immagine un po' astratta, per cui ciascuno spettatore ci proietta dentro una. Ma questo è bello, secondo me, perché fa parte della non univocità del linguaggio cinematografico. Il linguaggio cinematografico è plurivoco, significa tante cose, una cosa. Una inquadratura può significare tante cose diverse. Come è possibile ottenere in un film questo livello di emozione? Diciamo è il lavoro del regista. Cioè, però in questo caso sono stato fortunato. Perché tutta questa serie di scelte che dicevo prima, anche di carattere produttivo, che piano piano hanno fatto diventare Diaz un film rumeno, che all'inizio mi hanno spaventato perché io ho girato in un posto tutto verde, cioè con dei green. Avevo passato anni e anni a fare i sopralluoghi su Via Battisti, dentro di qua, dentro di là, a un certo punto mi ritrovo in un teatro verde e ho cominciato ad avere paura, no? E allora lì ho in qualche modo dovuto dare fondo alle mie energie, cioè ho cominciato a pensare, ok, più è forte l'astrazione, più deve essere forte il coinvolgimento, perché se non facciamo questo, gli spettatori, anche se poi alla fine ci saranno le case, i palazzi, le finestre e le automobili, gli spettatori penseranno che queste persone che io sto riprendendo sono lì per caso. E quindi abbiamo cominciato a fare un lavoro di progressivo, di approfondimento e di scavo e un coinvolgimento forte non solo degli attori ma anche delle comparse. Per esempio, ti racconto un episodio per farti capire. L'irruzione nella scuola, nella palestra. L'irruzione nella palestra.
quella è una scena che ha coinvolto circa 200 attori, cioè tra attori e comparse, erano 200 persone. Per metterla in scena, siccome ciascuno doveva fare, svolgere il proprio compito, altrimenti si sarebbe fatto male un attore, una comparsa, anche perché io ho voluto utilizzare dei manganelli non di gomma, ma dei manganelli finti ma non di gomma, perché i manganelli di gomma si piegano. Io quando vado al cinema vedo i manganelli che si piegano, mi arrabbio, no? Che un po' in un film che costa milioni di euro vedere il manganello che si, perché questi manganelli non è un dettaglio, sono rigidi, sono dei pezzi, sono dei, quasi dei pezzi di ferro, cioè il tonfa è una roba durissima. Allora, per realizzare questa scena, purtroppo questa cosa non è finita nemmeno al backstage, ma era fantastica, si vedevano 200 persone a rallenti che facevano ciascuno l'azione, no? E quindi faceva anche ridere, cioè eravamo lì che tutti quanti che ridevamo, perché vedere questi scimmioni, poliziottoni, tutte comparse gigantesche, con in mano questi manganelli, i ragazzi e le ragazze sedute a terra che fanno finta di urlare, eccetera, sapendo che per fare questa scena avevo solamente due possibilità, cioè potevo girarla due volte, perché per fare la messa in scena, le prove, ci sono volute tra le 6 e le 8 ore, lì si lavora 12 ore, e quindi tolta la pausa rimaniamo 3 ore. 3 ore significa che da una ripresa all'altra, cioè poi un'ora quasi per rimettere tutto in moto, lo vado a fare due volte. Allora organizziamo tutto, facciamo le prove 3-4 volte al ralenti, azione, partono, arrivano i poliziotti, le comparse si spaventano davvero, stop, finisce questa ripresa, tutti in lacrime, cioè le persone avevano vissuto, e io con loro, tutta la violenza di questa azione, anche senza prendere davvero i colpi. Per cui evidentemente siamo riusciti a creare un clima che poi ha portato ad avere delle scene nelle quali tu vedi la comparsa che piange veramente, senza mettergli il mentolo sugli occhi. Quindi questo è un lavoro, diciamo, complesso, che però a volte c'è il miracolo che su un set ben organizzato, eccetera, eccetera, può succedere. Se non succede, senti un po' di freddezza, se succede, sei coinvolto. Tutto qua. Bene. Sì, ciao. Io volevo sapere, mi pare di aver capito che la sceneggiatura è basata praticamente, cioè interamente sugli atti. Quasi interamente. Ci sono due personaggi che, non essendo entrati nel processo, cioè quello di Etienne, sì, del Black Bloc, che chiamiamolo così, francese, di Cécile, della sua compagna, e di Marco, che è uno degli organizzatori del social forum, che non finisce dentro la scuola di casa. Quelle due storie sono delle storie raccolte con una ricerca fatta da... Sì, quindi, cioè, comunque vi siete anche avvalsi di testimonianze, sì, non ufficiali, diciamo. No, ma hai visto tutti i ringraziamenti, sì, che ci sono alla fine su tutte queste persone. E a me interessava sapere per gli attori, poi mi hai già praticamente risposto anche per le comparse, gli atti giudiziari. Per la messa in scena drammaturgica e drammatica non c'è stata, cioè le testimonianze personali diciamo ci sono molto più coinvolgenti, anche magari per un attore per immedesimarsi nel ruolo che deve sostenere, non c'è stata questa necessità. Guarda, ci sono state tante, allora, inizialmente c'erano 140 personaggi nella sceneggiatura, poi nel lavoro, taglia qui, taglia lì, sono diventati, soprattutto dopo che ho tolto i nomi, sono sentito un po' più libero, e sono diventati 126, 127 i personaggi. Ciascuno di loro ha un corrispettivo nella realtà. Io ho lasciato liberi gli attori completamente di utilizzare ciascuno il proprio metodo. E li ho scelti anche in base a questo, cioè io ho scelto gli attori non solo in base alla loro bravura e giustezza nel ruolo, ma anche in base al loro coinvolgimento emotivo. E per lasciare, ciascun attore ha un metodo di lavoro diverso, no? Se io, quando io ho fatto degli altri film in cui appunto avevo in genere due o tre protagonisti al massimo, e ho lavorato con loro con un metodo che è il mio, e loro hanno dovuto seguire me. In questo caso io ho ribaltato completamente la mia metodologia di lavoro.
cioè io mi sono affidato completamente a loro, perché mettere in scena, raccontare un personaggio con uno sguardo, con poche battute, con un'azione, con tre scene, è molto più difficile che fare un film intero raccontando un personaggio che ha una psicologia, una profondità, addirittura un approfondimento psicoanalitico, è molto più difficile. Sì, quando poi magari questo aspetto non emerge tanto, esatto, dagli atti giudiziari. Esatto. Allora io ho lasciato liberi gli attori di inventare questi personaggi. Alcuni di loro hanno voluto parlare con il corrispettivo e altri hanno deciso di no, hanno letto gli atti oppure ascoltato le testimonianze del tribunale, perché in questo sito che vi ho detto ci sono anche le registrazioni audio di ogni udienza, per cui non è poco poter ascoltare 2-3 ore di testimonianza di una persona, non è poco, e quindi ciascuno ha usato la propria sensibilità e il proprio metodo. Alcuni hanno parlato anche a lungo con i propri corrispettivi. Prego. Ma io volevo ritornare sulla riflessione di prima. Cioè, penso che l'intento del film, diciamo, sia riuscito, e penso che sia riuscito molto bene. Innanzitutto complimenti. Dopodiché anch'io non condivido in buona sostanza le critiche di chi dice. E capisco dall'altra parte quando dici stiamo attenti a dire che questa è la risposta al movimento, quindi chiunque escludere quell'esperienza lì, perché si rischia, no, la legittimazione. Però l'altra cosa che mi fa riflettere, diciamo, è che è sicuramente uno degli atti, insomma, più drammatici e più truci che ci sono stati negli ultimi 40 anni, però non è stato l'unico. No, in cui si era vista la sospensione, diciamo, di questo stato di diritto. Talmente tanti sono stati negli ultimi 40 anni nelle carceri, di distruzioni totali, insomma, da parte dei servitori dello Stato, che non sono più, diciamo, delle eccezioni. Tanto che mi viene da pensare, al di fuori davvero di ogni ideologia, che a un certo punto uno deve fare anche i conti con il fatto che se sono così tante, cioè, probabilmente il problema che non siamo all'interno di un gioco per cui siamo dati delle regole e sappiamo che chi sgarra dovrà pagare, certo dovrà pagare in maniera civile, se poi paga in maniera troppo brutale ci dobbiamo scandalizzare perché siamo paesi democratici, ma c'è proprio un problema che c'è un gruppo evidentemente, o comunque ci sono stiamo subendo delle regole che ci sono state date e che nel momento in cui paiono ingiuste e quindi si tenta di far valere, diciamo, principi di giustizia sociale, cioè arriva questa brutalità e fa male, perché evidentemente lo Stato di diritto non è un sistema di regole condiviso. Bravo. Ma sono regole a tutela e a difesa di un potere che non viene costituito. Questo lo dico perché la paura mia è che si tenti poi di dire oddio, alla Diaz è successo tutto questo, va ricordato, va narrato, è giusto che venga fatto. Però non c'è solo la Diaz, è importante secondo me, cioè per come la penso io, poi è importante secondo me dire no, non c'è stata solo la Diaz. C'è stata la Diaz che è una roba brutale, ma c'è stato molto altro in 40 anni. C'è stata la strategia del terrore, ci sono state una serie di, ci sono state le bombe nelle piazze. Per dire che non lo so se quello era un attacco, sicuramente quello era un attacco al movimento, ma al di là di questo c'è evidentemente un attacco alla libertà delle persone, di tutti. Così come quando fai il discorso sulla polizia, io capisco bene dire, che uno semplicemente risponde ai comandi è come dire che quindi quello non ha responsabilità sulle sue azioni, e questo è sicuramente da escludere. Certo è che è anche vero però che c'è, che si sentono legittimati e responsabilmente si muovono, però perché legittimati e perché sicuri di essere protetti, cioè intimamente, psicologicamente, perché sicuri di riuscire a essere protetti da un potere che gli sta sopra e che sì li comanda, ma che al momento giusto sa anche proteggerli, sa scagionarli e sa come non fargli pagare la responsabilità delle sue azioni. Non c'è una domanda, c'è una riflessione. È un'osservazione. C'è un'osservazione rispetto al fatto che mi è piaciuto molto il film, non condivido le critiche che il partner social formula ti ha fatto, però dall'altra parte ho un po' paura nel sentirti dire quello che hai detto sia sulla polizia sia sulla questione
la legittimazione. Ma io sono d'accordo con te. Cioè, quando tu dici che quello non è semplicemente un attacco al movimento, ma un attacco, diciamo, a ciò che resta, tra l'altro, dei principi democratici di una democrazia un po' astratta, cioè al seppellimento, secondo me, totale e definitivo di quei principi democratici, io sono d'accordo con te. È proprio l'attacco è proprio alla partecipazione democratica di tutti i cittadini, non solo di chi era lì a Genova, perché l'intenzione è esattamente quella di creare un muro non oltrepassabile. Questo è un problema politico, non c'è dubbio. Lo ricordo a tutti che 3 mesi prima a Napoli, il 17 marzo, sono successe le stesse cose sotto un governo di centrosinistra, per cui la cosa politicamente è molto complicata. Tutti i poliziotti presenti alla Diaz erano stati nominati dalla sinistra. Il portavoce della polizia, che vedete parlare qui, interpretato da Rolando Ravello, che in realtà si chiama Roberto Sgalla, è della CGIL. Allora dico, è molto complessa questa questione. Riguarda un'intera civiltà, non riguarda un politico, non riguarda un governo. Questo non significa che quel governo non sia responsabile, significa solamente che credo che dobbiamo farci delle domande più radicali, che sono quelle che ti fai tu. Io sono completamente d'accordo con te. C'è una differenza tra tutti gli episodi che hai citato, lasciamo per fuori le cose di piazza, gli episodi di piazza, che sono un altro discorso per certi versi. Parliamo di luoghi reclusivi. C'è una differenza tra quello che è successo a Diaz, a Bolzaneto e tutto ciò che è successo prima nelle carceri. Cioè le persone che erano dentro a Diaz, a Bolzaneto non erano accusate di nulla, nemmeno accusabili di nulla. Sono un po' come quelli che stanno dentro i CIE, che non hanno fatto alcun reato. Quindi la differenza, probabilmente da un punto di vista politico, tra questa vicenda Diaz e Bolzaneto e tutto quello che è accaduto prima, è legata ad una cosa che ormai tutti quanti chiamiamo stato di eccezione. Cioè a un certo punto in Occidente si è deciso che la democrazia va bene, ma fino a un certo punto. E quando non va bene si può sospendere, con il consenso dei cittadini. Se non ci fosse questo consenso non saremmo qui a fare questo discorso. Non sarebbe un problema, perché se c'è una sospensione e la cittadinanza si ribella, poi chi sospende, diciamo, i diritti la prossima volta ci pensa bene. E invece no, c'è il consenso dei genitori, dei ragazzi che erano a Genova, che tornano a casa e il padre, la madre, lo zio gli dice: ah, però quelli hanno lotteria di tu che ce facevi lì? Quello lì è consenso, anche quando questo genitore è di sinistra. È consenso sociale intorno a quelle misure. Il salto di qualità rispetto al passato è questo qui. Cioè la società italiana non è più divisa come un tempo, è omogenea da questo punto di vista. La pericolosità di cosa sta accadendo te lo dice proprio il fatto che un paese civile dovrebbe essere uno dei... Noi poi siamo in una di quelle città che proprio lo dimostrano, che l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi portabandiera, diciamo, di una democrazia vera, partecipata, dovrebbe essere, no? E invece è proprio qua che viene messa in discussione radicalmente. E non c'è nessun dibattito sul piano sociale su questi temi. E te lo dimostra il fatto che in Italia ci sono 170-180 luoghi, che sono appunto i CIE, dove tutti noi sappiamo che ci finiscono gli extracomunitari, chiamiamoli come ci pare, che non hanno commesso alcun reato, hanno solo un documento scaduto o non hanno il documento. E lo accettiamo tutti. Sono 4 gatti quelli che si occupano di questa roba. 2 preti e volontariato di tutti i generi. 4 gatti. Quindi il consenso, quella roba lì che è intorno a questa roba, è la cosa che a me personalmente preoccupa di più. A me preoccupa meno il comportamento di quel poliziotto lì, di questo consenso. Mi preoccupa di meno, nel senso che è una cosa grave, lo vorrei vedere, diciamo, messa in discussione, però fa paura.
il resto. Prego. Io volevo fare due considerazioni e farle una domanda. La prima, io la ringrazio profondamente per questo film, perché un mio caro amico, non alla Diaz, era un professore di La Spezia, ma per le strade di Genova ha ricevuto delle percosse e per buona parte a causa delle quali è deceduto l'anno scorso. Quindi rammentare quanto è successo, sebbene focalizzato sulla realtà della Diaz, è stata per me un'esperienza sconvolgente ma necessaria, la ringrazio profondamente di questo. Mi ha rammentato la testimonianza del mio caro amico professore prima di morire. La seconda considerazione, mi ha colpito molto il personaggio del capitano della squadra interpretato da Claudio Santamaria, che sebbene in una maniera insufficiente, esitante, prende atto che la propria squadra è andata oltre dentro gli ordini impartiti, tanto è vero che lo dice all'inizio, qui si rischia di trasformare il tutto come nelle tonnare, dice all'inizio del film. Ed ecco la domanda, ed è una domanda forse ingenua, me ne rendo conto, però nelle occasioni in cui questo film è stato proiettato in sua presenza con la sua introduzione e il suo commento, le è capitato di confrontarsi in pubblico con un poliziotto o un rappresentante delle forze dell'ordine che, anziché nascondersi dietro spiegazioni goffe o ipocrite, le abbia detto onestamente: io come poliziotto, come rappresentante dello Stato, mi sento indignato, inorridito dei crimini che i miei colleghi hanno commesso a Genova, e la ringrazio di aver sottolineato questa realtà. Durante la conferenza stampa di presentazione del film a Roma, alla fine della conferenza stampa si è alzata una persona, dice: scusate, stavano andando via tutti, scusate, vorrei dire una cosa. E questo qui era un poliziotto e ha fatto esattamente questo discorso. Era un poliziotto del SIULP, è un sindacato minoritario, diciamo di sinistra, della polizia. Però una cosa interessante è che in qualche modo io vengo raggiunto tutti i giorni da lettere, mail, messaggi mandati a amici, di parenti, di amici, eccetera, che mi raggiungono in qualche modo, di molti poliziotti, non pochi, che dicono: hai fatto bene a fare il film. Tra l'altro tre di questi messaggi mi sono arrivati di persone che erano a Genova, uno era da Diaz. Per esempio una giornalista di Palermo mi ha scritto una lunga lettera dicendomi: sono venuta a vedere il film con mio marito fa parte della mobile, era a Genova e vedendo il suo film ci siamo detti, uscendo dal cinema: meno male che quella sera mio marito non era lì, perché forse la nostra vita sarebbe finita lì. Quindi ci sono dei segnali di questo genere. Quello che manca è un segnale forte da parte delle istituzioni, che stanno cominciando ad arrivare, però, perché noi ci hanno invitato, la comunità a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ci hanno invitato a fare una proiezione, e c'è tutto un movimento per fare una proiezione anche dentro il Parlamento italiano. E credo, sono convinto che una volta che ci sarà la Cassazione ci saranno anche delle prese di posizione, sono abbastanza convinto che potranno venire fuori delle prese di posizione anche importanti. Però e sono stato anche invitato da un gruppo di poliziotti che fa un convegno a Bologna proprio a parlare di questi temi. Quindi ci sono delle cose, non è adesso, al di là del fatto, io non sono il provetto nazionalista perfetto, non sono nemmeno, sono un po' anarcoide, sono una persona un po', diciamo, fuori da certi schemi, e però non ho mai disprezzato un uomo in divisa, una donna in divisa, non farei mai quel mestiere, ma non l'ho mai disprezzato. Credo che tra i poliziotti e tra le persone, uomini e donne in divisa, ci siano tante persone che si sentono umiliate da questa roba qui, io sono convinto. Però non possono parlare, perché esistono dei circolari che dicono che non possono esprimersi. Per cui è una cosa molto complessa. Credo che potrebbe, cioè nei prossimi mesi, nei prossimi anni, siccome le questioni dell'ordine pubblico stanno diventando una roba seria, grossa,
perché qua stiamo per esplodere praticamente, lo sappiamo tutti che c'è qualcosa che non va, no? Che sta succedendo qualcosa, credo che questa discussione si farà prima o poi, non si è fatta fino adesso. Prego. Grazie. Volevo soltanto aggiungere un pezzettino rispetto alla discussione che c'era stata prima sul discorso del consenso. Io non penso che ci sia stato consenso intorno a quello che è successo nel 2001, proprio nello specifico della Diaz e Bolzaneto. Penso anzi che la reazione sia stata anche abbastanza forte. Cioè, secondo me dobbiamo stare attenti a non vedere quello che è successo 10 anni fa con gli occhi di adesso, perché adesso la situazione è molto diversa rispetto a 10 anni fa, ma 10 anni fa secondo me anzi è successo quello che è successo proprio perché quel movimento aveva intorno a sé tantissimo consenso, e questo ce lo racconta anche il fatto che quel giorno lì in piazza c'erano state tantissime persone, nonostante il giorno prima fosse stato ucciso in piazza un ragazzo, e c'erano tantissime persone anziane, c'erano suore, c'erano boy scout, non c'era la sinistra antagonista e basta in piazza. Quindi secondo me quello era un movimento che aveva in quel momento tanto consenso e che dopo i fatti io non ho questo ricordo, non ho questa percezione. Secondo me c'è stata una forte indignazione a tanti livelli. Il problema è stato che poi invece da parte degli apparati dello Stato non è partito immediatamente invece un processo di presa di consapevolezza, non so come dirlo, cioè è partito immediatamente il meccanismo dell'occultamento delle responsabilità che poi ha portato all'impunità che c'è adesso, per cui nessuno di quelli che hanno compiuto quegli atti, non dico che è in galera, ma non ha nemmeno perso il suo posto di lavoro. Volevo aggiungere questa riflessione. No, c'è un altro intervento, sì. Io sul questione del consenso. Il giorno in cui è avvenuto, in realtà parlo della morte di Carlo Giuliani, io ero, molti miei amici erano a Genova, io ero in Turchia e ricordo che il nostro ospite turco in quel momento, perché ne parlavano tutti i giornali anche in Turchia, ci disse, ecco vedete, se una cosa del genere fosse successa in Turchia, tutti i giornali del mondo sarebbero stati lì a puntare il dito, a accusare, a dire la Turchia viola i diritti umani, la Turchia non è pronta a entrare in Europa. È successo in Italia e visto che si dà per assunto, per presupposto, per evidente che l'Italia è uno Stato di diritto, se è successo è un fatto di diritto. È normale, rientra nel giusto. In qualche modo se è successo in Occidente è scontato. Questo probabilmente è anche il discorso della maggioranza silenziosa, del consenso di cui lei parlava prima, di quella maggioranza silenziosa a cui si appellano sempre tutti i partiti di destra a tutte le elezioni. Quindi la mia domanda è, quanti, secondo lei, secondo te, se hai avuto modo di vederlo, di questa maggioranza silenziosa sono venuti a vedere questo film? Pochissimi. Questo film fino adesso hanno visto 330.000 persone. Stiamo facendo una battaglia. 300.000 a Genova. Stiamo facendo una battaglia per mandarlo in TV. Per fortuna un film può avere una vita lunga. Per esempio il TG3 Online ha preso questa iniziativa perché un giorno mi ha ospitato per fare una video chat e si sono collegate migliaia di persone. Allora hanno pensato, io durante la video chat ho detto che nessuna televisione aveva partecipato alla produzione del film e non c'era in vista nessuna vendita televisiva. La redazione del TG3 Online ha pensato, visto che c'è tutto questo interesse, no, che si è manifestato con la video chat, perché non facciamo una campagna dicendo Diaz in TV? Questa campagna nel giro di 2 giorni solo su Twitter ha avuto 1,5 milioni di retweet. Per cui quindi il film è conosciuto, anche se non sono andate molte persone a vederlo. Non c'è andato 1,5 milioni di persone, c'è andato un pubblico consistente, ma non è 1,5 milioni. E allora la dirigenza di Rai 3 si è sbilanciata e ha detto compriamo il film, ha chiesto i diritti del film. E si stanno muovendo anche altre televisioni. Se il film va in TV, sia sulla Pay TV, su Sky, sia sulla Free, sulla televisione libera, sia su DVD, raggiungerà milioni di persone. Tieni presente che è stato venduto in tutto il mondo, per cui il film non
non è una cosa che riguarda solo l'Italia, no? L'ha visto sicuramente in tutta Europa, ma anche in America, in Canada, in Brasile. Quindi è un fenomeno, diciamo, un po' più ampio del normale, ecco. Credo che se andrà in televisione lo vedranno anche le persone che non hanno normalmente voglia di alzare il sedere della sedia e andare al cinema. Credo che anche per sbaglio qualcuno lo vedrà. Bene, e quest'ultimo intervento, poi salutiamo Daniele. Prego. Grazie per questo intervento. Un lungo ringraziamento, comunque grazie sempre per essere qui ad ascoltarci e averci fatto vedere questo film. L'emozione che mi trasmette è quella di una grandissima cioè, fa incazzare davvero. Perché fa incazzare l'impotenza della società civile di fronte a quella che giustamente vede una sospensione del diritto che poi si traduce in una responsabilizzazione degli attori che hanno preso parte in questa cosa. Sembrano 9 minuti in cui lo Stato entra in guerra, perché è l'unica parola che riesce a definire quello che poi permette una serie di conseguenze che sono quelle che ci sono state, quindi un nascondere le responsabilità, un giustificare gli interventi del genere, violenza contro persone che alzano le mani, cioè è quasi come se questo consenso che viene ottenuto con la promessa di una sicurezza e un ordine civile si possa essere pagato con questi bagni di sangue. La domanda che volevo fare l'ha fatta il collega prima riguardo al poliziotto che è intervenuto nella conferenza. Io ti chiedo questo, in tutta questa follia ho notato anche che nei titoli di coda finali dici che coloro che non erano cittadini italiani sono stati accompagnati al confine e sono stati espulsi, ma a livello diplomatico niente ci è costato questa follia, cioè questi atti efferati, queste vere e proprie torture, è vero che non sono previste nel nostro codice penale, le torture soprattutto in caserma delle questure, ma non ci sono costate niente a livello diplomatico. Noi abbiamo torturato in maniera efferata all'interno di palazzi, di istituzioni pubbliche italiane, cittadini di altre nazionalità, e tutto è finito lì. Sì, cioè sono arrivate delle proteste blande ai consolati. L'unico paese che ha fatto una protesta ufficiale forte è stato l'Austria, perché all'epoca c'era Haider che era contro l'Europa. E siccome erano spariti 13-14 anarchici austriaci, non si sapeva che fine avessero fatto dopo 3-4 giorni, Haider fece un intervento molto forte, non una protesta ufficiale, ma in altri paesi no. Quando io mi arrabbatto a cercare di spiegare delle cose che sono tra l'altro più grandi di me, perché io non sono un politico, io sono un cineasta, però è evidente che questa cosa qui è più grande di quello che noi immaginiamo, è molto più ampia. È per questo che bisogna guardare in faccia il nocciolo della questione. Che è da lì che possiamo partire facendoci delle domande e arrivare a comprendere in qualche modo che cos'è, no? In Europa che cos'è la democrazia, nell'Occidente che cos'è la democrazia, che senso ha questa parola. Un film può fare al massimo questa cosa qui, io non credo nel cinema che ti dà tutte le risposte possibili e immaginabili, credo nel cinema, ripeto, che ti fa fare questo tipo di domande. Quindi sono questa domanda che tu ti fai è una domanda importante. Assolutamente incredibile ciò che è accaduto. Tra l'altro nessun giornale ne aveva mai parlato di questa espulsione. Io ho scoperto proprio incontrando una ragazza, che poi è Alma, quella che, di cui seguo la storia fino a Bolzaneto, è lei che mi ha raccontato di questo pullman. E alla fine mi ha confermato tutto un poliziotto di frontiera, che tra l'altro ha ringraziato, l'unico poliziotto ringraziato con nome e cognome nel film, perché ci ha aiutato lì al Brennero, ha chiuso l'autostrada, ci ha fatto fare una ripresa impossibile, cioè, che credo non sia mai stata fatta una ripresa così sull'autostrada in Italia, sulle strade sì, ma sull'autostrada no, ripresa con l'elicottero. È stata una persona molto, che è un addestratore di poliziotti. E lui mi ha detto, dice, guarda, la prima cosa che io dico ai miei allievi è tu devi lasciare a casa le tue idee
devi lasciare a casa i tuoi risentimenti se vuoi fare questo mestiere, no? Questa, mi fa questo discorso perché ha intuito, insomma, ha intuito, era evidente che fin stessi facendo. E questo poliziotto mi ha raccontato a un certo punto, perché lui 10 anni fa faceva servizio proprio in frontiera, mi ha raccontato di decine di autobus. Per cui mi sono anche incuriosito, vorrei anche andare a cercare di capire quante erano queste persone. Non lo sappiamo nemmeno, non lo sappiamo quante fossero veramente. Sono state espulse. Quelli che gli arrestati da Diaz e Bolzaneto sono stati espulsi, accompagnati alla frontiera, perché erano accusati di devastazione e saccheggio, erano accusati anche di atti sovversivi. Cioè, nel momento in cui sono stati espulsi, avevano sulle spalle dei reati gravissimi, sono stati accompagnati in mano militari, e alla frontiera è arrivata la polizia del paese di frontiera a prenderseli. E quella è tutta una roba, a un certo punto mi si è aperto uno squarcio, volevo raccontare tutto il viaggio, però fin sarebbe durato un'infinità. Però è interessante questa cosa qui, no? E solamente dopo, quando i PM del processo Diaz hanno scoperto che le Molotov erano state messe dentro la scuola dei poliziotti, che si è ribaltato tutto, e questi ragazzi che erano accusati di essere appunto di devastazione e saccheggio sono diventati le vittime, i poliziotti gli accusati, si è ribaltato tutto. Ma grazie al processo è successo tutta questa roba qui, se no oggi noi non staremo a parlare di queste cose, staremo a parlare di ipotesi astratte. Ecco perché è importante il processo, molto importante, perché tra l'altro il processo è stato fatto da un pezzo dello Stato, per cui una, vuol dire che una risposta è possibile, che si può, che non è impossibile. Bene, salutiamo Daniele Vicari e lo ringraziamo per la sua presenza.